Butta, mi è piaciuta anche stasera la nostra rubrica, la sigla, bellissimo. E ovviamente anche Angelo ha notato che anche oggi il link vi riporta a una live in spagnolo. Non ci cliccate su quel link, ok? Tanto per farvi sapere. Buonasera, ciao! Sono molto felice di tenere questa seconda puntata della nostra rubrica Le basi per un'interazione consapevole con le entità. Per chi non sapesse, c'è stata anche una prima, ovviamente, che è ancora disponibile su questo gruppo, che è Parlare con l'entità in italiano. Per chi non lo sapesse, a me parlare con l'entità, la metodologia e in realtà il modo degli spiriti ha arricchito e cambiato immensamente la vita, l'ha arricchita, l'ha resa più facile, più abbondante e più consapevole. E quello che faccio, quello che non mi fermo dal fare è quello di mostrare alle persone cosa è possibile se solo ci permettiamo a ricevere e essere consapevoli di questo mondo che non è chissà dove strampalato, cioè lontano, lontano, ma è tutto intorno a noi. Semplicemente, siccome non si adatta e non è normale secondo i nostri concetti, secondo i nostri punti di vista, secondo la nostra cultura, allora non viene ricevuto, non viene riconosciuto, pur avendo un sacco di manifestazioni a livello tangibile, o a livello mentale ed emozionale su di noi. Quindi ci sono tante cose, non so se è mai capitato, persone che hanno problemi di ogni genere con il proprio corpo, con la propria mente o con le emozioni e i dottori non trovano niente, niente che spieghi questo loro malessere, perché fisicamente stanno bene, eppure stanno soffrendo particolarmente per vari sintomi. Beh, questo è solo una delle sintomatologie di percezione di entità. Infatti, per tante cose si dice non sei malato, sei semplicemente hai un disturbo di percezione acuta di entità. Quindi sei semplicemente consapevole, non sei sbagliato. Qualcuno chiede: puoi parlare di peso e identità? Cosa sai? In realtà nel club del libro che sto tenendo adesso, che è anche quello gratuito per chi ha il libro Parlare con l'entità, c'è un capitolo in cui facilitando l'entità, la persona citata in realtà è dimagrita da lì a poco 2 taglie, semplicemente perché non resisterà più a quell'essere che si trova dinanzi. In realtà la storia è un po' più lunga, però per dire succintamente, sì, il peso può anche avere a che fare con l'entità. Non sempre, per questo bisogna chiedersi. Con parlare con l'entità, con gli spiriti, con i fantasmi, non si può utilizzare una cosa logica. Non è che, ah, beh, siccome può anche avere a che fare con l'entità, allora si tratta di entità. Semplicemente ti chiedi, verità? Questo mio aumento di peso dipende dall'entità, dalla mia percezione di entità o qualcos'altro? E lì hai modo di vedere cosa è più leggero, cosa ti funziona, con cosa realmente ha a che fare, così che tu possa utilizzare gli strumenti adatti, le domande adatte e avere più consapevolezza su cosa fare, cosa cambiare e cosa attuare. Di base il nostro corpo è super percettivo, è molto più consapevole di noi, ahimè, e a volte ci lamentiamo pure che lo sia, anche se, mannaggia, è davvero un contributo immenso il nostro corpo. Immaginate se il nostro corpo non ci desse segnali sulle cose che percepisce. Saremo davvero alla cieca molto spesso, perché utilizzando troppo la mente non siamo presenti con ciò che c'è veramente, mettiamo spesso, anzi quasi sempre, dei filtri alla nostra percezione e quindi non riusciamo a vedere ciò che non combacia con ciò che abbiamo già imparato o ciò che già abbiamo già appreso, ciò che ci è stato mai detto. Perciò il nostro corpo è sempre lì disponibile, tipo, ehi, c'è un'entità qua, c'è un'entità qua.
Ehi, stai percependo il corpo di qualcun altro? Ehi, qualcuno ti sta toccando? Pensate se non lo facesse. Alcuni direbbero, sarebbe meglio. Sarebbe veramente meglio? O quale strumento per aumentare la tua consapevolezza è il tuo corpo che non hai mai riconosciuto e quindi hai sempre giudicato? Ah, e ovunque l'hai reso questo, Odenbock. È magico quello che inizia a cambiare avendo gli strumenti di parlare con l'entità. Nell'arco del tempo ne abbiamo avute di ogni di percezione con il proprio corpo riguardo l'entità, nel senso che da pruriti a eczemi, da problemi digestivi a cambi d'umore repentini, insomma, chi più ne ha più ne mette, le abbiamo vissute in prima persona. Quindi, sapere tutto questo è difficile poi cioè non rendersi conto di come stanno funzionando le cose e di quanto facile diventi la vita quando non concludi che hai un problema. Mio Dio, un problema di prurito, sono allergico a qualcosa. No, sei semplicemente consapevole dell'entità. Non devi usare nessuna crema, devi soltanto pulire l'entità. Ed è magico. Qualcuno qui dice che ha dei problemi tecnici, beh, è divertente perché sta commentando sulla diretta, però non è nella diretta. Sì, le entità ti stanno facendo la festa. Bene, stasera volevo parlarvi di un argomento che a me in prima persona ha toccato da vicino, ovvero sia i filtri che abbiamo nella percezione di entità. E questi filtri da cosa sono basati? Semplicemente da quello che abbiamo imparato sui fantasmi o del mondo degli spiriti. E nella maggior parte dei casi sono cose che spaventose o storie d'orrore o storie, sì, storie che tipo non ci fanno venire voglia di interagire con i fantasmi, anzi preferiremmo proprio non saperne mai parlare, mai sentire. E proprio se potesse non esistere sarebbe meglio. E personalmente io sono stata molto spaventata del mondo degli spiriti perché nel corso della mia vita ho sentito storie davvero brutte e film brutti. Che film sui fantasmi belli avete visto nella vostra vita? In realtà ultimamente ci sono, quindi vi inviterei davvero a guardarli. Su Netflix c'è un film che suggerisco sempre per chi è alle prese, prime prese con parlare con entità, che abbiamo un fantasma. Lì abbiamo un fantasma in casa e lo suggerisco davvero. Tutto questo per dirvi che tutto quello che abbiamo imparato agisce da filtro al modo in cui interagiamo con i fantasmi. Se io ho il punto di vista, ma anche con le persone. Ad esempio, se io ho il punto di vista che i tedeschi sono cattivi o che sono brutti e stronzi, tirato a casa ai tedeschi, non prendetevela se siete tedeschi, non prendetevela. Qualunque tedesco incontrerò, il mio filtro mi dirà che è cattivo, semplicemente perché è tedesco. Cioè, nonostante non tutti i tedeschi sono stronzi e cattivi, anzi, quasi nessuno. Eppure, se io ho sentito storie di tedeschi cattivi, allora vedrò tutti i tedeschi sotto quell'aspetto. A meno che io non sia una persona consapevole, mi renda conto che è molto soggettivo. E quindi mi tolgo i paraocchi e riesco a vedere individualmente di che tipo di persona si tratti. Stessa cosa vale anche per l'entità. Se sei spaventato dall'entità, se sei terrorizzato dall'entità, se ti caghi sotto, se si tratta di un fantasma, ecco che qualunque fantasma si presenti dinanzi a te, può essere persino tuo nonno o persino una nonnina, una vicina vecchietta e carina che è appena morta, il tuo filtro scatta e allora ti sei terrorizzato e vorresti solo scappare e nasconderti sotto le coperte. Ciò non significa che hai a che fare con uno spirito cattivo, semplicemente stai mettendo quel filtro che in realtà ti impedisce di interagire consapevolmente e ricavare più consapevolezza e facilità da quello spirito. Anzi, gli resisti e lo spirito, visto che sa che lo percepisci, insiste, 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 fin quando dice: Oh mio Dio, sono posseduto, sono infestato dall'entità, toglietemi di dosso.
Anche di questo in realtà si sta parlando molto anche nel libro Parlare con l'entità. C'è una storia vera e propria in cui la fondatrice di Parlare con l'entità, Shannon O'Hara, dice proprio che in casa c'era una vecchia zia che prima abitava con loro, che è morta, e quando è venuta a visitarli da fantasma, la prima tendenza era quella di spaventarsi e di irrigidirsi e contrarsi, quando poi si è resa conto che poteva semplicemente rilassarsi per vedere esattamente con chi avesse a che fare. Ed era questa signora, questa vecchietta ormai fantasma che le stava dando il saluto. Questo per dirvi che io per anni ho sofferto di questo e questo mio filtro in realtà di terrore mi ha portato a parlare con l'entità perché volevo proprio togliermi di dosso l'entità, tipo basta, non ce la faccio più, toglietemi di dosso. Quello che in realtà ho poi ricevuto è stata una miniera abbondante di risorse, di facilità, di consapevolezza che mi ha arricchito la vita in maniera inestimabile, sia a livello personale che professionale che finanziario. Cosa? Lo so, le entità possono interagire con l'entità, può facilitarti immensamente un incremento spaventoso di finanze. Non che a nessuno interessi, non che a qualcuno interessi i soldi, lo so bene che a nessuno interessano, eppure se c'è qualcuno che è interessato ai soldi, può davvero considerare il fatto di iniziare un percorso consapevole con gli spiriti e i fantasmi. Siete così audaci? Beh, la fortuna premia gli audaci. E quanto potete ricevere da tutto questo? Bene, ragazzi, beh, cos'altro? Se avete domande, sono super contenta di rispondere. Sappiate che ci sono prossimamente altri eventi su Parlare con l'entità per approfondire immensamente questa tematica, sia per chi è molto percettivo e lo sa bene e tipo non sa gestire questa sua capacità, anche per chi la sa gestire e soprattutto anche per coloro che non sanno di essere consapevoli dell'entità. Ieri sera, no, ieri sera, questo fine settimana ho avuto un evento qui a Bologna, una classe di 2 giorni e mezzo di parlare con l'entità ed è stato davvero un viaggio. Ho avuto una partecipante che non pensava di essere in grado di percepire alcunché o di percepire poco. E poi l'ho vista nel corso della classe scoprire un mondo di cui non era a conoscenza e ha iniziato a scoprire che in realtà è molto capace di interagire consapevolmente con i fantasmi, basta o con gli spiriti, basta avere gli strumenti adatti, gli strumenti giusti che funzionano. Perciò se siete incuriositi da questo argomento e percepite che c'è qualcosa lì, qui per voi, siete super benvenuti ad approfittarne, a ricevere. Il prossimo evento di parlare con l'entità di questo genere che terrò, almeno nel calendario, è possibile che ci sia uno tra oggi e quell'evento di cui adesso vi parlerò, però intanto una data fissata ci sarà dal 12 al 14 di luglio, quindi piena estate vicino Torino. Quindi mettetelo in calendario, poi chissà, magari si aggiungerà un altro evento nel mentre. Qualora desideraste ospitare una classe e parlare con entità nella vostra città, parliamone, mi potete contattare e assolutamente sono disposta, creando un gruppetto, venire fisicamente, quindi non solo energeticamente online, venire proprio fisicamente nella vostra città. Cosa creerebbe? Bene, ci vediamo la prossima settimana intanto con un'altra diretta qui su questo gruppo, quindi un appuntamento fisso per qualche puntata ancora. Se desiderate avere più informazioni riguardo, commentate, scrivetemi in privato. Sì, fatevi sentire. Knock knock. E cos'altro ancora? Come possono contribuire le entità con i soldi? Magari è un argomento per la prossima chiamata. Chissà. Vediamoci prossimo lunedì alle 7, quindi alle 19, sempre su questo gruppo. Forse vi arriverà anche un evento a cui mettere clic come per oggi, altrimenti sappiate direttamente dove trovarci, qui in questo gruppo, con l'entità e la consapevolezza, e con me e con voi. Come può essere ancora meglio di così? E cos'altro è possibile se solo ci permettessimo davvero di essere consapevoli, di includere tutto e non giudicare nulla e di ricevere tutta la ricchezza che è disponibile al mondo e di cui non eravamo neanche a conoscenza?
Un grosso abbraccio, grazie, grazie, grazie e alla prossima qua. Ciao! Sembrava un altro gesto, però non prendetela male. Ciao ragazzi, ciao, è stato bellissimo avervi qua.